Spettacolo teatrale all'Istituto De Pagave, una collaborazione tra i volontari dell'Istituto e il gruppo Humanitas. Uno spettacolo che ha allietato gli ospiti presenti all'Istituto. Andiamo a sentire la viva voce dei volontari che ci raccontano quali sono le iniziative. Sul giornale d'azione che troverete in edicola a partire da venerdì 28 giugno troverete ulteriori informazioni. Potete seguirci anche su www.sdnews.it dove poter scaricare anche tutti i nostri giornali in formato digitale. Un saluto da Marco Cito. L'associazione Humanitas è nata 14 anni fa circa. Aiuto le famiglie in generale allo sportello Ascolto in via Fara 39 dove riceve le famiglie. All'interno dell'associazione noi, a cui piaceva il teatro, volevamo fondare la compagnia teatrale che è nata circa 12-13 anni fa. Abbiamo già fatto delle cose a Vercelli, abbiamo fatto a Casa Bossi, abbiamo fatto insomma parecchie cosine. Il perché siamo qua? Perché ci faceva piacere, oltre alla musica che gli anziani ascoltano tutte le settimane, fargli vedere anche un po' di teatro, una cosa un po' diversa. E quindi siamo contentissime di essere qua e in collaborazione con le volontarie che operano qui all'interno abbiamo preso questo accordo. E ne siamo felicissime, vero? Molto, moltissimo. Molto felici. Molto felici. Grazie. Grazie. Per il centro d'incontro De Pagave, dopo la fermata del Covid, noi siamo presenti da 35 anni circa, abbiamo ripreso, devo dire che con la nuova gestione, con la nuova direttrice abbiamo piena collaborazione, anzi abbiamo sfondato una porta aperta, quindi non abbiamo fatto nessuna fatica. Più cose ci vengono proposte, noi le accettiamo e le proponiamo. Devo dire che anche gli anziani accettano e quindi anche questa sera è una serata straordinaria per loro, perché di solito cenano presto, questa sera cenano alle 8, quindi stasera sono tutti a teatro.